Vi faccio ascoltare una solo di chitarra contenuta in una delle canzoni più belle della musica italiana, con il Nastro Rosa, Battisti, sentitelo. Inseguendo una ribellione sul prato, un giorno che avevo rotto col passato. Ebbene, questo solo di chitarra, considerato uno dei brani più belli della storia della musica italiana, lo ha improvvisato l'artista che oggi ospitiamo, che ha suonato con tutto il mondo della musica, dai Dire Straits a Elton John, da George Michael a ovviamente Battisti, Baglioni, Ladies and Gentlemen, Phil Palmer e la moglie Numa. Vai! Ho dimenticato qualche nome, solo ho dimenticato Bob Dylan, o meglio, non li potevo dire tutti. Ciao Phil, ciao dai, Numa. Dai, Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner, Bryan Adams, Paul McCartney, David Bowie, Rod Stewart. All of them. Ma questa storia parte anche, oltre che da questi re e regine della musica, dalla regina della televisione italiana, Raffaella Carrà. La vediamo e poi capiamo cosa c'entra con loro due. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi mi fermerà? Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti ama Dia. Tanti auguri in campagna ed in città. Ballo, 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 saliva. Ballo, 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 sono un guerriero. Passa, passa, passa su una terrazza. Che cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Fatalità, porta fortuna. Fatalità, chiaro di luna. Fatalità, senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Numa e Phil Palmer, perché tuo papà Numa era, che salutiamo, era socio del manager di Raffaella, quindi sì. Tu Raffaella l'hai conosciuta e ti ha anche regalato qualcosa. Sì, mi ha regalato un portachiavi portafortuna che dopo tantissimi anni sta sempre con me. Ti ha sportato fortuna? Direi proprio di sì. Che forma ha questo portachiavi? Eccolo! Grazie da Raffaella, perché con papà eravamo andati da lei e le avevamo offerto un dono, era una penna speciale, io le ho fatto fare una dedica, io ero innamoratissima di lei. Chi di noi non lo era? Veramente, mi ha ispirato tutta proprio la mia infanzia e la mia vita. A un certo punto conosci Phil, io per farvi vedere Phil con chi ha lavorato vi mostro questo showreel, si dice così. Phil è un session man, come si dice, prendi appunti, guarda, un sacco di cose interessanti, ma ti vedo che sei pronto, l'occhiale inforcato, sì, e quindi sei sul palco con tutti i grandi della musica. Con Battisti, come andò con Lucio? It was a studio thing only with Battisti. Era stata una cosa in studio con Battisti. Era un uomo molto tranquillo. Non faceva molto, stava lì seduto tranquillo, registrava. Poi per quanto riguarda le decisioni importanti c'era sempre. Una bravissima persona, molto timida. E parlavate in inglese, in italiano, in inglese? Chi, come? Lui parlava in italiano. E tu lo capivi? Più o meno quanto lo avrei capito adesso. E come vi siete intesi? Con la musica, suonando?
Jeff Wesley, il produttore, era lui che parlava entrambe le lingue, parlava bene italiano e faceva da interprete. Questo assolo di chitarra veramente lo hai improvvisato te, come mi hanno detto? Totalmente improvvisato. Soltanto due riprese. Ne abbiamo fatta una, poi ne abbiamo fatta un'altra, l'abbiamo montata, le abbiamo messe insieme e poi siamo andati dal dentista. Da sì, come dal dentista? Perché lui doveva andare dal dentista. Tell the story, fully the story. Diccelo dentro, com'è quella storia? Perché Phil doveva andare dal dentista e Jeff Wesley l'ha chiamato dicendo guarda, dobbiamo fare questa session, corri. Cioè, ma io devo andare dal dentista. E allora ho solo mezz'ora, quindi lui corre in studio, attacca la chitarra con un mal di denti terribile, fa questi due take, se ne va e scopre questo solo così famoso 20 anni dopo. Io lo seguivo per Milano con CD. Lui non sapeva che quella roba che aveva improvvisato in studio era finita in una delle canzoni più belle della musica italiana. Vabbè, tutto meraviglioso. Mogol, ti mando un messaggio. Desidero fare i miei auguri e i miei complimenti a uno dei più grandi chitarristi mai esistiti, Phil Palmer. Sono entusiasta del suo lavoro e voglio augurargli ogni bene. Grande Mogol, ti vogliamo bene anche noi. Carino, grazie. Thank you very much. Grazie mille davvero Mogol. Lui è molto un perfetto british, cioè non ha nessuna velleità di esibizionismo. Oddio, insomma, vivici insieme e poi vedi. No, io non voglio vivere con nessuno, sei risaputo. Dai, Medley Lucio Battisti, godiamocelo un po'. Invece Numa, la tua storia parte da un altro grande della canzone italiana che è Renato Zero. Sì, in realtà anche questo ci unisce perché mentre io lo conoscevo attraverso i miei genitori, perché era un ragazzo adorabile, dolce, talentuoso, che i miei genitori conoscevano fin da adolescente. Lui. Mio padre e mia mamma conoscevano Renato. Ah, Renato, pensavo Phil, no, ok. Quindi mentre... non era dolce. No. Il bello era che, diciamo, mi lega a Phil perché Phil suonava già con lui, ma io ero una bambina perché ho più o meno 20 anni meno di Phil, quindi ero piccola. Sognavo... 17. 18. Allora, per essere... 18 è andata. E quindi cosa succedeva? Che mia mamma mi raccontava di Renato, mi portava i suoi dischi e io cominciavo veramente a sognare, perché prima Raffaella Carrà, poi Renato Zero, la mia passione per la musica, per l'arte proprio esplodeva, no? Con questi, diciamo, con questi idoli. E se mi avessero detto che quelle canzoni che ascoltavo, sia di Battisti che di Renato, erano già suonate da Phil, che quindi questo mio marito, questo uomo della mia vita, era là che suonava già nelle mie orecchie. E poi una volta Renato organizza una cena, sì,
E poi non si presenta? Com'è sì, questa perché storia? Perché lui organizza questa cena con... allora, stavano producendo l'album dove c'era Cercami come singolo, sì. Amore dopo amore, se non sbaglio. Parliamo del 1997. Eravamo tutti... Si può dire il ristorante? Si può dire, ma no, io no. Ma no, si può dire, vabbè. Un ristorante. Un ristorante che è molto amato a Roma. Tutti loro lo producevano, quindi di conseguenza lo suonavano, quindi tutti i musicisti erano presenti, ma il fatto è che lui e Califano non sono venuti e noi ci siamo trovati tutti intorno a questo tavolo e dovevamo parlare per forza, conoscerci per forza, e davanti a me c'era Phil. Allora è arrivato il proprietario del locale, in questo caso il nome si può dire, il nome che era Natalino, mi diceva: oh, quello è Phil Palmer. E io dicevo: Phil Palmer, e cominciamo a mettere insieme tutti i pezzi, perché io e Phil ci siamo mancati 2 anni prima, sempre a casa di Renato. Noi eravamo i ragazzi di Fonopoli, cantavamo per Fonopoli. I Sorcini. Eravamo, sì, lui ci avesse scelti per cantare per i suoi spettacoli a Fonopoli. E io entravo in questa casa di Renato e stavamo tutti così: c'è stato Phil Palmer. E te lo sei perso. Io mi sono chiesta in questi anni perché mi sono persa Phil Palmer 2 anni prima, perché io ero incinta di mia figlia e lui aspettava suo figlio, quindi non era ancora il nostro momento. Tempo. Quando vi siete conosciuti eravate entrambi, mi sembra di capire, impegnati, però poi impegnati, l'amore... Impegnati sì, però con la certezza che il nostro impegno non funzionava più, che è già una certezza quella utile della vita. È già qualcosa, dici tu. Renato Zero, ne abbiamo parlato tanto, vediamolo. Mi vendo. Non l'avevo considerato, d'accordo ci troverò. La geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un po' articolato. Ma eravate in Campidoglio dove c'è Renato e voi sì, due? Perché io mi sto baciando col suo papino, Ken, il papà di Phil. E Renato ci ha fatto da testimoni perché ci ha aiutato tantissimo a superare, insomma, 15 anni di fatica per poter convolare a nozze, perché abbiamo messo 15 anni per superare tutte le problematiche familiari per poter poi succede, tornare insieme. L'importante è che le cose siano superate e che gli altri, che no. Gli ex partner, diciamo, tutto si bene, siano infatti siamo tutti una famiglia che abbiano appunto ripreso le loro relazioni. Invece c'è un aneddoto meraviglioso che riguarda il momento in cui Phil dice ai suoi genitori che voleva fare l'artista. Sì. Phil, da parte di madre, è nipote dei fondatori dei Kinks. Parliamo di uno dei complessi rock più famosi del... Hai capito? Sì. Okay. Lui, correggimi se sbaglio, volevi fare il chitarrista, no, però tuo papà, che faceva il poliziotto, pensava che il rock e i capelli lunghi erano troppo sesso, droga e rock and roll, affa. Quindi era un po' preoccupato. Finché un giorno... passa da casa di Phil Eric Clapton, qualunque. Cioè, a me mi può passare a prendere il massimo. No, non dico scalo, se non mi dice la cattiveria. No. Qualche sera te venga a prendere, dai. Non sei stato dove te lascio, però. Però ti venga a prendere. Vediamo noi tutti quanti. Io adoro la cattiveria di scalo. Allora, passa a casa di Phil Eric Clapton e dove porta tuo padre? Ah. Okay, yes. There was a 20-year gap between those two. C'era un divario di 20 anni. Dad threw me out the house when I was about 17. Perché papà non voleva che io diventassi un musicista, anche per giuste ragioni, direi. Quindi
mi cacciò di casa e poi ci sono voluti 20 anni per invitarlo a un concerto. È successo all'Opera Hall con Eric Clapton, dove c'era un'orchestra sinfonica, e pensavamo che quello fosse davvero un buon momento per fargli vedere chi ero diventato. Allora li ho invitati, ho mandato una limousine a prenderli per farli vedere, per fargli vedere lo spettacolo. Mentre suonavo riuscivo a vederli ed è stato un momento davvero, una serata davvero molto molto toccante, perché finalmente dopo 20 anni papà aveva ammesso che forse avevo preso la decisione giusta. Ti serviva il suo consenso, la sua approvazione? Cioè, ne sentivi il bisogno? Forse sì, forse sì, ma ci sono voluti 20 anni, 20 anni di dolore, di sofferenza. E quindi ti serviva la sua approvazione. Comunque su quel palco c'erano Sting, Clapton, Paul McCartney, Mark Knopfler e Phil Collins. E cosa ti disse papà poi? Papà da quel momento è diventato il mio più grande ammiratore. È stato un grosso cambiamento, davvero un grande cambiamento. Sai chi ti manda un messaggio? Eros Ramazzotti. Ciao Phil. Auguri per i tuoi 55 anni di carriera, grande. Number one in the world. Baci. You. Grazie Eros. Hai lavorato anche con una serie di altri artisti italiani, guarda, te li faccio vedere e poi mi dici un aneddoto su uno di loro, se ti va ovviamente. Vai. Cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Iso pazzo, ah, iso pazzo. E voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia. Iso pazzo, iso pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione. Io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. Già come me, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Ma è vero che siete stati voi a presentare Pino Daniele alla sua compagna? Ad Amanda, beh, ad Amanda. Noi non potevamo immaginare che sarebbe diventata la sua compagna, però sì, perché era il mio compleanno e abbiamo messo Amanda vicino a Pino. Quella sera c'era anche Renato, i miei genitori, Milly Carlucci, era una bella serata, così, sempre al stesso ristorante, a quello là, sempre a quello famoso. Sempre, non te lo faccio dire. Stesso ristorante. Non te lo faccio dire. Non lo dirò, ma per dire che è proprio come fosse casa. E quindi loro si sono innamorati proprio a colpo d'occhio. Nessuno dei due voleva una storia, nessuno dei due stava cercando niente, erano molto soli in quel momento, tutti e due lo stavano soffrendo di mancanza ed è stata d'amore. Lei a chiamarti per dirti che Pino non c'era più, no? È stata lei, loro l'avete saputo dalla voce. È stata una delle notti più brutte della nostra vita, perché noi eravamo stati a casa di Pino prima di Natale, poco prima di Natale, se ti ricordi, proprio per fare progetti per il futuro, bellissimi, l'album, la tournée, ma anche per passare una serata insieme a mangiare, a suonare. Quei due stavano attaccati alla chitarra ore e ore, perché Pino lo sfidava al flamenco e Phil proprio il flamenco anche no. A suonare la chitarra, quindi Pino Daniele suonava il flamenco con la chitarra e a te il flamenco non ti piace suonare il flamenco. Vabbè. Allora ridevano perché non lo so proprio fare.
Allora Pino diceva, però, come si fa? Sì. Quale ti insegno? E lui diceva, non ci riesco. E Pino stavano lì le ore a scherzare e a ridere insieme. Quindi abbiamo passato una serata molto, molto, molto divertente, come molte delle nostre serate insieme. Siamo andati noi in vacanza, ci siamo concessi una vacanza, beh, eravamo in crociera, quindi eravamo in mezzo al mare. Quando Amanda scrisse questo messaggio lapidario, Pino ci ha lasciati e noi dovevamo vederci tre giorni dopo in Italia per cominciare un anno bellissimo insieme e non siamo neanche potuti andare al funerale. Perché noi non potevamo fisicamente, eravamo certo, in mezzo all'oceano. Muovervi. Siamo tornati, senti, devastati. Phil, di tutti gli artisti italiani con i quali hai lavorato, chi è quello che, di cui conservi un ricordo più speciale? I love Italian music. A me la musica italiana piace tutta. È una passione che non esiste in altre parti del mondo. Diciamo che Pino e io siamo diventati ottimi amici da subito. Diciamo che è diventata la mia anima gemella per tanti versi. È stato un rapporto troppo breve, troppo corto. Io avrei voluto tanto concludere il millennio e andare avanti con lui insieme, continuare a collaborare, ma evidentemente non era destino. Purtroppo no. Eros, l'aneddoto ce l'hai? Lui ce l'ha. Eros, guarda, tra l'altro è un uomo, io ho una cosa bella da dire di Eros. Sembra una persona, è molto professionale, quindi anche molto severo, però quando è davanti a delle persone più fragili, o bambini, o giovani, o persone insomma più fragili, è di una generosità, di un altruismo, di un'umanità incredibile. Quindi Eros ha un grandissimo cuore, l'ho sperimentato in prima persona, ma lui è un aneddoto divertentissimo. Cioè? The piping. Morso. There was a percussionist in the band. I think he was from Uruguay. I think his name was Nunu. C'era un ragazzo dell'Uruguay, Nunu. And so it was Nunu's birthday and era il suo compleanno. We told Nunu there was a tradition in Italy. E gli abbiamo detto che c'era una tradizione in Italia di indossare il dolce del compleanno. Il dolce di compleanno. Quindi a lui gli hanno sbattuto. Quindi... Ma era uno scherzo, delle belle. Ho detto, guarda, qui è tradizione. Gli hanno detto, qui è tradizione. Quando è il compleanno, noi tiriamo la torta in faccia, in sintesi. Sì, quindi certo. Tutti a tirare la torta in faccia al percussionista. Solo che poi... Una settimana dopo era il compleanno di Eros. E la prima cosa che ha fatto questo percussionista, ha preso questo dolce e l'ha sbattuto in faccia a Eros. Mi pare il minimo. Quiz di Cannoletta. E poi continuiamo. Quiz di Cannoletta. In vostro onore abbiamo scelto una parola inglese, naturalmente, però di origine inglese, ma che usiamo tutti. E oggi... La parola è proprio quiz, quindi un meta quiz, un quiz sul quiz. La parola quiz che è entrata nella lingua italiana portando con sé anche altre parole. Tutte queste tranne una, vi leggo le alternative. Una sola di queste parole, derivate dal termine quiz, non esiste, nel senso che non appare proprio nel dizionario. Abbiamo preso il dizionario Treccani come riferimento. Quale di queste parole non esiste? Telequiz, quizzaiolo, quizzofilo o quizzista? Lo sappiamo tutti, vero Valerio Scanu? Sì. Qual è? Cioè, che non esiste. Non esiste. Quella che non... Allora, diciamo che tutte, allora, telequiz esiste sicuro, quizzofilo e quizzista potrebbe esistere perché c'è la parte, diciamo, finale che deriva dal greco, quindi io direi quizzaiolo. Secondo te quizzaiolo, secondo me non esiste. Mi sembra un suono pizzaiolo, di pizzaiolo. Questa Grimaldi che dice però, quanto sei seria, Sì, mi piace, perché comunque è un termine che non si... Devo rispondere, un attimo, fatemi un attimino andare per logica. Allora, devi pensare. Telequiz, sappiamo tutti quanti cos'è il telequiz, no Serena? Quizzaiolo è uno che continua a fare quiz tutti i giorni. Io ho detto quizzaiolo. Quizzista è come un mentalista che anticipa la risposta dei quiz. Quindi, nato per logica, mi viene a dire quizzofilo. Quizzofilo, cioè l'amante dei quiz. E Mezzancella cosa dice invece? No, no, io dico, sentito. Dico quizzista perché quizzofilo potrebbe essere quello che ama i quiz. Quizzofilo. Pubblicità! No, non è pubblicità. Non esiste quizzofilo. Dopo la pubblicità lo saprai. Come...
Il responso? Il responso è il seguente, anche oggi abbiamo un vincitore, perché andando così per esclusione, il telequiz sappiamo tutti che cos'è, il quizista è la persona che partecipa a un quiz, effettivamente il quizaiolo è l'appassionato di quiz, chi li guarda di solito più che giocarci, e la parola quizzofilo non esiste, quindi un esordio strepitoso di Eva Grimaldi nel posso quiz. Alzarmi, posso alzarmi, ciò che vuoi. Astro con la pronuncia. Ecco, l'applauso c'è. Quizzofilo facciamo noi, abbiamo sbagliato tutti. Il futuro degli ingenui, clip, Laura, sì, Numa e Phil cantano e suonano insieme. Ci vuole coraggio a scoprire quello che abita il nostro cuore. Prima di ascoltare dal vivo Numa e Phil Palmer, domanda, tu hai suonato 3 volte davanti alla regina Elisabetta a Buckingham Palace, com'è andata? Mi verrebbe pure da chiedere cosa pensa di Harry, visto che insomma cittadino di Sua Maestà Britannica che ha avuto questo onore. Molto piccola, una signora molto piccola con dei bellissimi occhi verdi, una persona meravigliosa, davvero molto carina. You're not allowed to speak unless you're spoken to, but you have to bow. Bisognava fare l'inchino, non potevi parlare tu prima di lei. Sì, ecco così, e lei ti respingeva. Ecco che così funziona. No, non ho capito. Cioè, tu le. Lei ti respinge con la mano quando ne ha abbastanza. Cioè, tu le fai l'inchino. Sì. Vabbè, io non lo so fare, e così va bene, ok. E lei ti tiene la mano. Ti rivolge la parola e quando però non vuole più ascoltarti ti dice che fa così. Esatto. Esattamente. Non puoi parlarci se non ti parla lei prima. Però diciamo questa cosa di spingere la mano è un bel metodo quando qualcuno dice... Kindly. Gentilmente. Così. Io mi c'era rimasta malissimo, io proprio mi rimanevo male, sarei rimasta proprio malissimo, però va bene. Ho conosciuto pure di Diana, fa? E com'era Diana? Vabbè, Diana alta, l'ho conosciuta anch'io la di Diana. Alta. Diana was very tall, yeah. Molto alta, sì. Alta quanto me. Sì, bellissima. Era bellissima. Adorabile, bellissima. Pure Camilla, ti è? Tutte. I like Camilla. A me Camilla piace. Ma lui molto simpatica, dice. Va bene, British. Ma noi ci crediamo. Ladies, adesso lo pronuncio bene. Ladies and gentlemen. Il coraggio delle idee, non trovavo il titolo, vai. Come un fiore che ogni giorno cresce, come vivere un'idea che nasce, come scendere e salire, poi fermarsi e ripartire, trattenere il fiato in su. E se cerchi puoi guardarti dentro, le risposte troveranno senso. Non c'è regola che spiega quella luce che ci guida, il futuro che verrà. È questione di fiducia andare avanti nella vita, credere alle scelte che farà. Non c'è scusa per fermarsi, non c'è ostacolo. Siamo eroi dei nostri giorni un po'. Il coraggio delle idee, il coraggio che tu hai. Non importa quando cadi, sempre in piedi. Il coraggio delle idee.
Grazie Numa, grazie Phil. Grazie, ciao. E grazie anche al pianista, presentamelo tu. Max Minoia. Grazie.